palestinese, il vescovo eletto alla guida della Federazione Luterana Mondiale, che rappresenta circa 70 milioni di luterani nel mondo. È il vescovo Munib Younan, la cui elezione ha avuto luogo durante l'undicesima assemblea della Federazione Luterana Mondiale che si è svolta a Stoccarda. Younan, 59 anni, è nato a Gerusalemme e guida la Chiesa Evangelica Luterana in Giordania e Terra Santa sin dal 1998, dopo essere stato pastore della Chiesa del Redentore a Gerusalemme e delle parrocchie di Beggiala e Ramallah. Succede al vescovo americano Mark Hanson nell'assumere la guida della Federazione Luterana Mondiale, che riunisce 145 chiese luterane per un totale di 79 paesi. La scelta di un vescovo arabo è senz'altro un segnale di attenzione per le comunità cristiane mediorientali. Nel dare la notizia dell'elezione, la Federazione Luterana Mondiale descrive il vescovo come un appassionato operatore di pace e dialogo interreligioso in Medio Oriente. Tra le priorità, già tracciate da Monsignor Younan, la missione in una società sempre più secolarizzata e il dialogo ecumenico, perché, come egli ama spesso dire, non puoi essere un buon cristiano se non sei un buon ecumenista.